Quelli non pronti sono, secondo noi, Filomeni, cioè non pronti nel senso che non hanno età, certo, che non giocano, certo, per sì, cui sì, hanno ovvio necessità di fare veramente, certo, un piccolo elemento partire. Sono Filomeni, Moretti è un pochino più avanti, ma anche lui, e Varela. Questi sono i tre che secondo me al momento non sono ancora al 100%, e qui c'è da considerare il fatto che abbiamo fuori quattro giocatori nostri che sono stati titolari per tre partite. Sciacca è pronto, è venuto qui che non stava bene, adesso sono 10-12 giorni che è qui, si è allenato, abbiamo fatto fare partite e ovvio non mi aspetto, nel senso non so se riuscirà a fare tutta la partita, però io ho necessità di farlo giocare, anche perché ho tre partite purtroppo. Di nuovo in una settimana e avevo necessità di farlo giocare. Tutto qui. Senti, in difesa che si attena? In difesa sì, perché siamo gli unici tre difensori disponibili, sì. non ne abbiamo altri, e purtroppo abbiamo tre difensori fuori, Lasmi, Brighetti e Delia. È pronto eventualmente, no. Ma ragazzo è pronto, ragazzo a posto, è ovvio che è un giovane. Però un giovane che gioca a calcio, per cui deve giocare, insomma, non c'è nessun tipo di problema. Ma io non mi sento, guarda, io non mi sento vittima sacrificale, perché faccio una semplice considerazione. Noi, poi dopo chi vuole capirla, capisca, io più che dire le cose come stanno non riesco. Nel senso, noi siamo una squadra costruita per la Lega Pro. Abbiamo fatto tre partite con una squadra costruita per la Lega Pro, secondo me molto decorose, molto dignitose. Abbiamo fatto delle ottime partite. La prima, secondo me, dovevamo vincerla a Trapani, che non l'abbiamo vinta, addirittura l'abbiamo persa. L'altra l'abbiamo fatta in un'ora e mezza, un uomo meno. A Terni avremmo potuto fare gol, l'abbiamo preso, con una squadra di Lega Pro. Allora io faccio un semplice pensiero. Quando saranno messi bene gli altri fisicamente, probabilmente, anzi sicuramente, saranno un valore aggiunto. Allora lì si potrà conoscere la coscienza. Io penso altre due o tre settimane minimo. Poi dopo, purtroppo abbiamo tre partite in una settimana, questo ci penalizza, però io sono consapevole del fatto che noi possiamo fare il risultato a Perugia serenamente. Non, nessuno ce lo chieda, perché è ovvio che loro sono una squadra che adesso sta godendo di un ottimo momento, però nessuno ci chieda di fare un colpo a Perugia. Ma io l'ho detto ai ragazzi, non è che andiamo per fare da contorno alla festa, no, andiamo per giocare e per provare a vincere. Sul cuore, e questo l'hanno dimostrato, sull'impegno, sulla forza, sui giocatori nuovi che sono arrivati. Cioè, domani giocherà Ragusa, che è un ottimo giocatore. Di Gennaro ha messo partite, Sampierisi giocherà perché è un ottimo giocatore. Cioè, l'unica cosa che mi dispiace è che si sono fatti male gli altri, altrimenti una miscela tra quelli nuovi e quelli nostri storici, secondo me già saremmo pronti per partire, alla pari con gli altri. Io non mi sento messo in discussione, perché poi so che si dice in giro, si vocifera, non mi interessa niente. Non mi interessa niente, perché io ancora una volta, purtroppo, come l'anno scorso, ho preso la licenza in un momento difficile. Però ti dico e ti garantisco che l'anno scorso era più difficile. Allora, siccome l'anno scorso io ho chiesto un periodo di tempo per far quadrare le cose, avevo promesso a inizio anno che saremmo andati a fare i playoff, siamo andati. Un mese di tempo abbiamo cominciato a vincere. Allora io adesso, siccome sono abituato purtroppo a me a prendermi delle responsabilità, io ho necessità di, ma non io, Gianni Lopez, io allenatore, ma se uno venisse al posto mio avrebbe le stesse necessità. Non cambia nulla. Sì, no, ma la mia era un'altra domanda. Sì. Io, guarda, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Ma lasciamo stare. No, volevo chiudere un pensiero. Sì. E siccome mi sono preso sempre la responsabilità, certo, per mia natura, certo, allora voglio anche prendermi quest'altra responsabilità, nel senso che dire che questa è una squadra che può far bene in vita. Ci vuole tempo. Questa è una squadra che si salva. Io capisco che c'è il terrore, perché è giusto anche così. Se poi mi devo prendere, io mi prendo la responsabilità nel dire che questa è una squadra che col tempo si salva, ma si salva bene. Si salva, si salva, a fatica ma si salva, oppure si salva un pochino meglio. Ma io mi prendo questa responsabilità, non ho paura. So che su certi siti sono scritte delle cose, che ci sono altri allenatori. Non mi interessa perché io faccio il mio lavoro. Se poi la società vuole cambiare, cambiarsi, io non ho nessun tipo di problema. Io non ho ricevuto messaggi in questo senso, anzi.
anzi, mi è stato detto vai tranquillo. Ecco, allora va detto e la chiudiamo qui per non se ne può più. Detto questo, parliamo del Perugia, che è una squadra forse una squadra dei lati deboli, dimmi. Sì, no, se te li dico a te, loro io glielo ho detto ai giocatori. No, ha dei lati deboli, ovvio che c'è, insomma, non è che siamo nazionali. Però è una squadra che in questo momento sta benissimo, sta bene in campo, avrà 15-18 mila persone, ma questo non ci interessa. Però vi dico che possiamo far bene, possiamo far bene. Io sono anche curioso di vedere Sciacca, insomma, un giocatore che qualitativamente è molto, molto forte e ci può dare tanto, però è tanto che non gioca, perciò sono curioso di vederlo. Sono curioso di vedere Garzia, sono curioso di vedere Salvirisi, comunque un giocatore di Ragusa. Cioè sono giocatori importanti che ci possono dare qualcosa. Sei d'accordo che in questa partita conterà molto la prima mezz'ora? È evidente che per noi è così, perché nei primi 5 minuti ci siamo sempre fatti per male da soli, perciò voglio dire, se nel caso in cui arrivassimo, anche domenica c'è stato un infortunio di Brighetti, che è così un giocatore importante. Qui è una partita di calcio, voglio dire, i favoriti possono perdere tranquillamente. Poi io, una cosa che mi permetto di dire ai ragazzi, che bisogna giocare, non calciare, non bisogna avere il coraggio di giocare la palla, anche con il rischio di sbagliare, perché secondo me se ti vengono due o tre episodi, come dico sempre che la partita è fatta di episodi, può cambiare. Loro possono andare in difficoltà, noi possiamo prendere coraggio, se la partita va fatta così. E quando si attacca va fatto in modo di fargli male. Senti, scusa, torna breve, che porta? Sì. Anche se Mauro abbiamo veramente, mi ha sorpreso in maniera più piacevole, perché non me l'aspettavo. D'altronde è un portiere che è stato preso da una Lega Pro da Venezia, per cui non era tenuto in considerazione, altrimenti non l'avrebbe dato via. Invece ha fatto veramente grandissime cose, per cui vuol dire che sotto l'aspetto dei portieri siamo a posto.